Dottor Galluppi, perché esigenza di creare questo nuovo progetto politico nonostante che i CORE continueranno ad esistere? Allora, non è l'esigenza di creare un nuovo soggetto politico. Noi siamo partiti dal non condividere più quelle che erano le idee, cioè non le idee, con quelle che era il percorso di Forza Italia. Con il patto del Nazareno noi abbiamo chiuso quell'esperienza e abbiamo fatto questo percorso per arrivare a questa nuova formazione politica che è Direzione Italia. Siamo oramai incasellati in Europa con i conservatori e riformisti e lì rimaniamo, cioè non ci chiamiamo conservatori e riformisti, ma siamo sempre i conservatori e riformisti italiani. Abbiamo voluto proprio dal basso, come chiede il nostro leader Raffaele Fitto, dare un nome a questa formazione politica e tutti quanti abbiamo scelto, sempre attraverso le primarie, questo nome che è Direzione Italia. Il leone difatti rimane quello dei conservatori e riformisti. In più ci battiamo affinché non siano calate dall'alto le scelte e i nomi di chi dovrà rappresentare questo popolo dei conservatori e riformisti o questo popolo di centrodestra, ma vogliamo che siano tutte scelte fatte attraverso le primarie. Vogliamo chiarire la questione delle cariche locali? Cambieranno, non cambieranno, verranno rivoluzionate, azzerate? Beh, sarà questo congresso che si farà in ogni regione per arrivare poi al congresso nazionale e in ogni provincia, in ogni comune, saranno queste le sedi dove si sceglierà chi dovrà rappresentare i conservatori e riformisti o meglio Direzione Italia in ogni comune, in ogni provincia, in ogni regione e alla fine chi sarà a rappresentarci a livello nazionale. Quest'oggi in Consiglio Comunale una sorpresa, il consigliere Flores del PD passa alla maggioranza e si dice anche renziano. Allora, quello che è successo oggi noi ce lo auspicavamo, nel senso che noi abbiamo più volte chiesto a tutte le formazioni, a tutti i consiglieri di questa amministrazione comunale di rivedere un po' i motivi per la quale si manda a casa questa amministrazione. Questa amministrazione, io continuo a dire, avrà peccato per non aver prodotto quanto poteva produrre, ma non c'è uno scandalo, non c'è un'inchiesta giudiziaria, non c'è qualcosa di illecito che questa amministrazione comunale ha posto in essere e quindi io credo che non ci siano oggi veramente le condizioni per mandarla a casa. Noi andiamo a far votare questi cittadini della città di Brindisi per cosa? Il fatto che un consigliere abbia deciso di dare un'altra chance a questa amministrazione per me è una cosa positiva. Io spero che altre formazioni politiche entrino a far parte di questa maggioranza e si mettano in gioco, in discussione per cercare di capire se è possibile dare un nuovo corso a questa politica brindisina.